Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. In questa puntata, dal colore di quasi retrocomputing, parleremo dei Power Mac G4 e G5. Quale scegliere come macchina da collezione? Non me ne vogliono gli utenti Mac dei G4 e G5. Però sono hardware grande, grosso e... sono macchine tutte molto energivore, rumorose, molto inefficienti. Trovare schede video è difficile, inoltre sono hardware che scaldano come un forno di un panettiere. Nonostante siano tutte macchine dotate di due CPU, è tutto hardware che è già diventato obsoleto per il web e per YouTube. Problemi con QuickTime non aggiornato ed assenza di browser moderni rendono impossibile agli utenti dei G4 e di G5 avere la fruizione del servizio web e dello streaming. Possono però essere tuttora usati con ottimo profitto con iMovie per editare ed assemblare video, oltre ad essere delle ottime e splendide piattaforme per far girare i classici programmi di produttività personale come spreadsheet, word processor, database. Possono lavorare bene con versioni meno recenti di Photoshop. Non ci sono però titoli di videogiochi sparatutto per OS X e neppure schede grafiche adeguate per l'architettura PowerPC, che costano un botto. Il prezzo di tale hardware, quindi dei G4 e dei G5, sta rapidamente scendendo sul mercato in quanto sono macchine obsolete, su cui non è possibile installare nessuna distribuzione di Linux per far rinascere la macchina. Per una collezione di retrocomputing sarebbe meglio scegliere un Power Mac G4 da 1.4 GHz dual processor, oppure un G5 da 2.5 GHz dual processor, oppure addirittura il mostruoso quad core da 2.5 GHz del Power Mac. Allora, il Power Mac G4 da 1.4 GHz dual processor era dotato di due CPU PPC 7455. Fu la macchina Apple tra le prime ad avere due CPU con un clock superiore ad 1 GHz di frequenza. Fu a lavorare con macOS X 10.2.3 sino alla 10.5.8. È invece la generazione di Power Mac G5, quella che fu l'ultima generazione ad architettura RISC. Poi Apple passò a motherboard Intel. Quindi il valore storico dei G5, se osservato in prospettiva storica, potrebbe essere superiore ai G4, che sono la penultima generazione Macintosh ad architettura RISC. Il G5 da 2.5 GHz quad core fu il Mac più potente sulla carta. È un mostro da 2 CPU PPC 970MP da 64 bit, dotate di due core. Purtroppo è l'hardware che soffre più di altri l'obsolescenza software, essendo grande, grosso e può lavorare con OS X 10.4.2 oppure OS X 10.5.8. Suo fratello più piccolo, il Power Mac G5 da 2.5 GHz ha due CPU PPC 970FX da 64 bit, ma entrambi le CPU sono monocore. Può processare OS X 10.3.4 sino a macOS X 10.5.8. Pregi: i loro prezzi sono calanti, più aspettate più otterrete forti sconti su queste macchine, specie sui G5 dai 2.5 GHz, che sono macchine obsolete per YouTube ed il web nonostante le frequenze siano elevate e il numero di core superiore a 2. Difetti: sono
sono grandi, rumorosi, consumano molta corrente, scaldano come un forno di un panettiere. Hanno software obsoleto sul quale non potrete giocare, non potrete navigare in internet, non potrete fruire dello streaming. Però potrebbero essere ottime macchine per rimpinguare una potenziale collezione di hardware di retro computing. Io farei, fossi in voi, se foste interessati, ben attenzione ai tipi di generazione, puntando su macchine che rappresentano appunto l'ultima generazione, in quanto in prospettiva potrebbero ottenere maggiore rivalutazione, essendo l'ultima generazione di Macintosh ad architettura RISC. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.